Ah, non sai, Cipriani. Allora, mi racconti questa sua... Signor Rosa, che lei, come tutte sa... Tutte a lei capitano, tutte a lei. Come lei sa, io ho preso un posticello, anche se provvisorio. Provvisorio, ma insomma, tutto fa... O cimitero. Tutto fa, brodo cimitero, sì. O cimitero. Sì. E perciò, signor Rosa, lunedì scorso mi presentai. Ah, primo giorno di lavoro. Di lavoro. Quindi emozionato. Mi presentai alle 7 di mattina. Sì. O cimitero, mi vestì a lutto stretto... Perché è giusto ah, per quindi, rispetto. Ho capito. C'è una sorta di divisa. Rispetto ai morti, così arrivai da ne scio un mazzo di chiavi, e poi mi sentevo a San Pietro che stava aperta la porta. Sì, sì. Aprivo il cancello, trac, un mutagno. Così. Senta, com'era il rumore? Trac. Queste chiavi rumorose. Un mutagno dentro. Mi preoccupai. Sì. Cioè mettere un po' d'olio, pensavo. Sì. C'era qui, mi mise andare a guardiola, mi mise il cappello, signora Rosa, mi tagliai in dallo specchio, parevo un ammiraglio. Bello, pulito. Di sera mi faccio una passeata, vai a visitare tutti i clienti bravo. Che ci sono. I clienti che facciamo sono. Conoscenza, ah, no? Capito, con sì. Gli inquilini. Gli inquilini, con gli inquilini. Sì, sì. Manco per fare vedere di quello, vorrei che pensassero che sogno un poco superbo. No, così. Lei subito voleva subito. Entrare in confidenza. Esatto. Entrare in confidenza. Cioè, mi tagliai tutte, fotografie, tutte, ogni tomba aveva il suo... E piaffio, tutto pare. Aspetta. Ogni tomba cioè, lei ha il suo. Lei ha parlato con il cimitero? No, allora, per fortuna. Tutte le tombe hanno il suo epitaffio. Io lo chiamerei epitaffio. Vabbè, comunque l'epitaffio, no, la scritta già. Funeraria, siamo, diciamo, siamo il ricordo, sì. Cioè, mi fece tutto sto giro, taleava, mi fece conversazioni, sì. Parlavamo. Tutti gente, l'ultima parola dicevo sempre io, certo. Però così, tanto insomma conversazioni. In un momento mi ho domandato, signora Rosa, sì? Ma tutti chi de che morono tutti cristiani buoni? Madre affettuosa, sì. Moglie fedele, sì. Padre affettuoso lavoratore, sì. Figlio, ma i cose affettuose quando muoro un inetto, sì. Non ce n'era uno, non ce n'era vero, uno. Vero, però... Devo dire che lei, dall'alto, oddio, diciamo così, dall'alto, cioè, dalla media. Ogni tanto mi vendico, diciamo che dall'alto della sua saggezza popolare ha fatto una considerazione giusta. Quando si muore siamo tutti bravi, marito affettuoso. E viste tutti i tombi di un sì. Sacco di paesani che avevano muruto certo. Prima. Lì sta la tomba di un sindaco vecchio. Quello vecchio, sì. E c'era scritto, qui giace Pietro Pedrini, sì. Uomo, sindaco di questo comune, uomo eccezionale e sindaco dalla intelligenza fuori dal comune. Sì. Cioè, per chi so comuniamo tutto cose male. Ho capito. Tanto la gente perché la lasciava fuori. Ho capito. Un municipio consumato. Certo. Il colmo per un sindaco è avere un'intelligenza fuori poi, dal comune. Poi sì. viste la tomba del parroco, che è vecchio, sì. Che c'era scritto qua giace Don Mario Campanile, sì. che fu il primo parroco a concedere l'uso del suo organo ai cittadini. Vabbè, l'organo l'aveva cattato io. Poi c'era un vecchio chianchiere, sì. Che io mi ricordavo di Nico, certo. Saro Fettina. Ah, già c'è Saro Fettina, uomo che nella sua vita rinunciò ai piaceri della carne. Veniva carne e io ci rinunciavo, ero primo. Sì, sì. Ma c'erano tutte cose bellissime. E poi c'era magari Saro Giulio. Cioè, Saro Giulio, ho detto l'irriducibile, sì. Visto un grande tifoso, un sostenitore del Catania, sì. Un grande tifoso, mosso di tifoli. Sì, sì. Allora, andava a tomba. Che c'era scritto nella tomba di Saro Giulio? Mi dovete credere. La tomba c'era sulla fotografia sì. E su Forza Catania. Sì. Il suo epitaffio era questo. Era e poi c'era Pietrino, sì. Moroto, che vicino a chi sta Saro Giulio c'era Pietrino, che era la fotografia, era così. Ah, così, vabbè. Ma come mai? E su c'era scritto, ve l'aveva detto che non mi sentivo buono. ho capito. Perché evidentemente... Mi visitai tutti. Evidentemente in vita li aveva messi in guardia, ma nessuno gli aveva creduto. Non ci credeva. Esatto. Ci lei credeva. Ha fatto questa visita così. Sì. È andato a ritrovare vecchi amici. Vecchi amici, conoscenti. È bello, sono a passeare, uno vedi
che poi si scorda così, i morti. Invece i video si ricorda verso le 10 sì. A cominciare a arrivare qualcuno che portava i ciuri. Quindi i visitatori. Visitatori esatto. Che vanno a trovare i parenti, no? Sì. E passava un amico mio, sì. Un vecchio amico mio che si chiama Pippo, che ha chiesto io un ruordo sempre, di nico nico, sempre cavarba. Che ne sciu cavarba, sì. Sempre, mi ricordo, sempre con la barba. Sì. Perciò, ora però era senza barba, se l'aveva lavato, una cosa che non l'aveva visto mai, bello, pulito, liscio, liscio, andava a faccia. Mi passavo vicino, signora Rosa, e non mi salutavo. Beh, sai che? Cioè, come non mi salutavo? Perché io ci sei? Tempo, tempo. Sì. Cioè, salutavo, ci sai che? Sogno Letterio. E che non mi saluti? Mi dice, oh, ma scusate, Letterio, dice, ma sai, senza barba non ti avevo conosciuto. Ma dico, cosa da manicomio? Cosa da manicomio? Ma tutti lei li incontra, tutti lei. Ci sarà una spiegazione, io spero poi di farmene una ragione. Comunque. Ad ogni modo, all'11 preciso sì. Ci fu il primo funerale. Sì. Ci fu il primo funerale. Quindi il primo arrivo. Il primo sì. Arrivo, arrivo a carrozza e moto, sì. Calassavo fuori. Poi... Guarda di che cosa mi fa parlare. No, prego, no, sennò, lei, se lei fa questo lavoro è giusto. Stasera questo... ero con Tabuto. Sì. Bello Tabuto. Ah, bello con Tabuto. Stavo uno seppellendo, un parrino. Un parroco, per essere sempre così affettuoso, vicino alla famiglia, gli fece un sermone prima di farlo urracare, no? Sì. Gli ci disse, dice, tu che te ne vai dalla terra e lasci vivi dei figli e una moglie di 35 anni, e dopo se vuota sua moglie. Vecchio stonato ci fa, io ho 34 anni, fatti da poco, ci stava itano mano parrino. No, mi passo un numero a me. Sì. Ma come? Per una cosa di chi? Se no, ci metterò per un anno. Certo. Mi sviluppai il numero ai miei cari. Sì. Mio cari. Non uscivo né in zico, né per tutti i roti, né i roti in circolazione, né bicicletta, né ma manca da sacra ruota ne uscivo, niente, non a parlare. Basta. A ruota a menziono, chiudiamo a luna, a menziono perché arrivavo un secondo funerale. Arrivavo sulla bella carrozza con sto Tabuto, signora Rosa, tutte appresso la carrozza e moto erano tutti mascoli. Cioè non c'era manco una femmina, tutta mascola. Sì. Perciò disse, ma come sei? Tutta mascola, come? Non lo so, veda lei, stia attento. Veda lei, stia attento. Stia attento, veda lei. Che non c'ha conto più. No, me la racconti, stia attento, prego. Perciò io disse, ma qui è che mosse? Sì. Perché avvicinai in da prima fila, sì. Quindi c'era uno che tutto così dispiaciuto, che c'aveva il mio posto prima cieco, sì. Perché c'aveva gli occhiali scuri, invece era per mucciare i lacrime, sì, certo, c'aveva un fazzoletto che io che facevo, io ho l'impressione che quando si calava il fazzoletto faceva come se metteva il fazzoletto andava faccia, si riposava l'espressione, si metteva normale, ho capito. si rilassava perché ho capito. L'espressione di dolore certo. era forte, quindi metteva in movimento i muscoli. Perciò c'aveva sti occhiali sì. Niuri, suo fazzoletto, andava mano, io un cane, teneva un cane. Sì. E fatta mia, come ho visto con l'occhiale niuri e con un cane, disse sarà orbo. E invece no, un cane era che era, uno lo stava un cane, scusa. Sì, io sopportavo il funerale. Perciò io mi ci avvicinai e ci disse scusi, ma tutto male. Ci disse scusi, ma qui è camosse. Sì. Spunta chi se lo ha un fazzoletto, metteleavo, mi disse, mia moglie. Ma mutai, tutte mascole. Manco una femmina che accompagnava, tutte mascole. Sì. Beh, mi pareva mancare male, certo. Però siccome con l'autorità di un cappello che c'hai, lei lì era un ammiraglio che dalla sua tolda. Che faceva? Scusa, lei era in quel caso, come ha detto poc'anzi, un ammiraglio che dalla tolda. Non le dice niente tolda. Se vuole mi tolgo. No. Dalla tolda della nave amministrava questo cimitero. Io mi sentivo autorizzato. Sì. Perciò mi sono andato a avvicinare di nuovo. Ci disse scusi, sì. Ma sua moglie, sì. Come mosse? Mm. Io ho chiesto solo un fazzoletto. Dice, sta a mangiare un cane. E il cane era bello, come teneva, sì. Io. Ci disse scusi, sì. Ma che faccio adesso? Mi può prestare a sto cane? E che si mettava in auto, sì. Se mettessi in fila. Ho capito, ho capito. Per questo erano tutti uomini. Ma quindi al suo paese quindi esistono cani che si mangiano i mugghieri. Che si mangiano i mugghieri. Basta, signora Rosa, passavo questa prima mezza giornata, sì. Io ero già mezzo rimminghilonito, certo. Perché adesso è buono, stiamo principiando, certo. Un primo giorno. Certo.
Un pomeriggio è 4, rapì è 4 e si chiude alle 7. Sì. Come lei certamente sa, perché è un uomo di cultura, sì, e 6 e 4 fa scuro. Cultura non mi piace molto perché mi ricorda alcune cose. Meglio di cultura. Sì, 6 e 4 fa scuro. Certo. Un altro chiudeva in 7. Quindi c'è mezz'ora. Perciò c'era tre quarti d'ora di buio. Sì. Signora Rosa, andò al cimitero. Certo. Non è carino, eh? L'acqua tanto bella, ma non era. Certo. Perciò io, chi vuole, passiava davanti a Guardiola e frischiavo. Mi fa vedere, scusi, come passiava. Passiavo davanti a Guardiola, così, e frischiavo. Un po' dinoccolato. Sì, per darmi una, come chi doveva, dice, che me ne fotta mia, va. Come chiedo tranquillo. Sì, con nonchalance. Con nonchalance. Con nonchalance. E passavo. Esatto. E passavo. Quando è arrivata a un certo punto, che io le catene, non credirci. Sì, in lontananza, lontano, signora Rosa, ma non tanto lontano, perché nunca non si vede se è troppo lontano. Quindi era in lontananza, lontano. Ma non tanto lontano. Perché visto in un cimitero, con oscuro, un'ombra che si muoveva. A dita. Signora Rosa, un'ombra che da quando lei al cimitero vede un'ombra curcata, certo, è normale. È tutto morte. Sì. Ma un'ombra a dita, c'è già di che preoccuparsi. Come no? Che ci aveva un grande mantello, ai, tutto nero, che io a quest'ombra l'ho vista di dietro. Sì. E che si muoveva quest'ombra, che c'aveva una camminatura così precisa, signora. Così anche precisa. L'ombra? Sì. No, perché io camminavo così. No, che so, lei, no, lei camminava con nonchalance. Così, così. Lei. L'ombra invece camminava tutta così. Ho capito. Sì. Perciò io disse, ma che sta succedendo qua? Lo so. Perché dai, mi ci avvicinai piano piano, perché feci psst. Già, ho terzo colpo, tra un scando e due terzo, disse basta, perché cazzo, ma stai facendo in modo, allora, al terzo, come un piccio troppo forte, sì, piglia stombra, si girava, signora Rosa, sì, era uno scheletro, signora Rosa, sì, uno scheletro con l'osso tingiuto. L'osso tingiuto, signora Rosa, tutto l'osso dell'occhio allungato qua, sì, aveva il stivale fino a qua, sì, i calzi a rete, anche i cuscinetti, sì, che tale. Lei ha mai visto uno scheletro, sì, con le cosce larghe, e no? E una borsicetta che girava così, signora Rosa, si rende conto che viste? Lo so, ma che cosa vede? Ma facci stare, ma la prego. Signora Rosa, sì, si rende conto? Mi rendo conto. Si rende quando era con molto tenuto con l'olio, lo scheletro, un scheletro che ha visto la morte buttana, signora Rosa! Insieme